santi e pellegrini, ma anche mercanti, bambine e bambini. Benvenuti in questa meravigliosa terra dove un tempo eroi e cavalieri erano soliti farsi la guerra. Quest'oggi, alle porte di codesto castello, avrete a che fare con me, povero menestrello, con altri quattro guerrieri e con le loro lame, di cui da sempre vanno fieri. Saranno qui di fronte a voi per duellare, sperando che il cuore della bella principessa riescano a conquistare. Ma state tranquilli, faremo in modo che nulla di brutto loro accada. Al massimo vedete qualche mutanda tagliata a colpi di spada. Poiché in questo corteo non vogliamo sangue e morti, ma solamente paladini, orgogliosi, valorosi e forti. E chi di loro più vittoria otterrà, un bacio dalla dolce dama riceverà. Si dia dunque inizio alla contesa. Chi sarà, secondo voi, colui che compierà l'impresa? Si faccia avanti il bellissimo messer Enrico VIII. Pensavo fosse più bello, ma in realtà scherzavo. Costui se la vedrà contro messer Stefano d'Inghilterra, un cavaliere pieno di coraggio, che la paura per il collo afferra. Inizi dunque la disfida e lasciamo poi che la principessa decida. Che grandiosa vittoria da parte del cavaliere coraggioso. Chissà se anche il prossimo contendente sarà così valoroso. Si faccia avanti messer Federico Barbarossa. Guardatelo, il suo prossimo nemico è pronto a rompere le ossa. Messer Malcolm di Scozia è pronto ad affrontarlo. Vedremo se sarà colui in grado di fermarlo.
forza di Messer Federico lo ha portato alla vittoria. Ma basterà solo questo per portarlo alla gloria? La sua strada per la finale è ancora lunga. Sarà necessario che anche un'altra affermazione gli ottenga. Il suo prossimo avversario sarà Messer Enrico. E vediamo se sarà in grado di sconfiggere anche questo nemico. Federico è uscito di nuovo vittorioso e del suo trionfo va ora orgoglioso. Nella finale del torneo ora si trova, anche se ancora manca una prova. Il suo sfidante ora conosceremo, perché alla penultima di sfida ora assisteremo. Messer Stefano ha l'ultima possibilità e farà di tutto per vincere utilizzando le proprie abilità. Ad affrontarlo avrà il possente Malcolm di Scozia e vedremo se tra loro vincerà potenza o astuzia. Sembra assai soddisfatta. Il nobile cavaliere ha dimostrato il suo valore, combattendo con lealtà, coraggio e onore. Ora però, tutti codesti cavalieri meritano un applauso assai forte, poiché hanno combattuto ardentemente. Dinanzi a tutti voi, membri di questa corte, siamo dunque tutti pronti ad assistere al duello finale, in una sfida che di certo sarà cruciale. Si faccia avanti Messer Federico Barbarossa. Sì! Si faccia avanti Messer Stefano d'Inghilterra.
Inizia ora il duello finale e che solo il migliore possa trionfare. Abbiamo finalmente un vincitore tra codesti cavalieri. La potenza di Ser Federico ha avuto la meglio, anche se la nostra principessa sembra non batter ciglio, anzi sembra assai molto delusa. Sapete, credo proprio che questa scenetta non sia affatto conclusa, poiché la principessa non credo che il vincitore voglia premiare, anzi non aspettava questo momento per poterlo affrontare. Castigato, hanno combattuto con maestria e teoforia la corte di Giovedia. Ringraziamo uno a uno
ognuno di questi cavalieri, Messer Stefano d'Inghilterra, Sir Malcolm di Scozia, il bellissimo Enrico Tato, il possente Federico Barbarossa, il nostro re Luigi, il nostro stendardiere Cedric ed infine la vincitrice di questa contesa, la bellissima principessa. Visto lo guerriero, ma la soprattutto la guerriera antica, come la fama e la fama rincorre, ci hanno fatto vedere la disfida della torre. Un applauso a Fiora e lo vorrei ancora.